a tutti. Un tempo l'Australia, confusa con la Nuova Guinea di oggi, veniva anche chiamata Nuova Olanda. Da ciò che ho visto degli indigeni della Nuova Olanda, potrebbero sembrare il più disgraziato popolo della Terra, ma in realtà sono molto più felici di noi europei, poiché sono completamente ignari non solo del superfluo, ma delle cose necessarie tanto ricercate in Europa. Sono felici perché non ne conoscono neanche l'uso. Così scriveva nell'estate del 1770 il grande navigatore inglese James Cook, che, come vedete, ancora confondeva gli aborigeni dell'Australia, li chiamava della Nuova Olanda. In effetti, gli olandesi avevano toccato le coste nord e occidentali selvagge dell'Australia già un secolo e mezzo prima, nelle loro scorribande commerciali per raggiungere in fretta l'Indonesia e la Nuova Guinea. E anche loro erano rimasti sorpresi da questi esseri primitivi, neri come il carbone, con corpi sottili, completamente nudi, somiglianti a quelli della Nuova Guinea, ma meno furbi, meno sfrontati e cattivi. Erano fermi all'età della pietra questi indigeni, spesso abitanti del deserto, non sapevano contare oltre il 5, eppure, come ci mostra oggi anche Malcolm Douglas nel suo itinerario nell'Australia selvaggia e incredibile, avevano sviluppato capacità e tecniche di sopravvivenza che veramente hanno dell'incredibile. Molti anni fa sono stato nel gran deserto sabbioso dell'Australia occidentale, ospite degli aborigeni Kugaja. In quell'occasione mi incuriosì la capacità delle tribù del deserto di sopravvivere in un ambiente così ostile. Ora vi sto ritornando nella speranza di fare nuove scoperte su questa vasta e ancora sconosciuta regione dell'Australia. Presso una comunità aborigena ho incontrato Vadurda, la guida e l'amico che mi aveva accompagnato durante la prima spedizione. Vadurda ha trascorso quasi tutta la sua vita nel deserto ed è un vero esperto di queste terre. Vorrei che venisse di nuovo con me. Invece il vecchio non può. Spiega che purtroppo gli anni sono troppi adesso per lui. Ho perso le forze, sussurra. Lascio il mio amico a malincuore e decido di mettere insieme un corpo di spedizione più giovane. L'intenzione è di raggiungere l'interno, i territori tradizionali di caccia degli aborigeni. Il gruppo andrà in direzione sud, verso il centro di quella vasta e pressoché disabitata regione dell'Australia occidentale che è il Gran Deserto Sabbioso. Squadre di ricercatori di petrolio hanno creato recentemente delle piste, penetrando nel deserto in profondità. I tre uomini Kugaja che mi accompagnano appartengono all'ultima generazione di indigeni nomadi, cioè gli aborigeni che non si sono stabiliti nei villaggi del governo o delle chiese. Andrew Malone si è lasciato indietro le spiagge di Sydney per recarsi in questa sperduta e torrida regione dell'Australia. Una pausa per osservare un'otarda consente agli uomini di avvistarne il pulcino, avvenimento davvero eccezionale. Di solito questo uccello, chiamato anche tacchino della prateria, è considerato un alimento dagli aborigeni. Sparsi nella pianura, tra le dune di sabbia, sorgono i mulga, alberi il cui legno viene utilizzato per i boomerang e per i bastoni da lancio. La forma migliore è quella dei tronchi contorti. Dandu Dugeru ispeziona ogni albero con cura. Alla fine pochissimi verranno scelti. Da ogni tronco si possono ricavare due boomerang. Il legno viene spaccato con l'ascia. Una volta questo legno durissimo veniva lavorato con strumenti di pietra. Dopo una prima sgrossata si procede a riscaldare il legno. Lo si stira ripetutamente fino ad eliminare ogni deformazione, approntandolo in questo modo per la fase finale della lavorazione. Oh.
Mentre maneggiano il legno surriscaldato, gli uomini si proteggono le mani con la sabbia. Ciascun boomerang possiede un lato piatto e uno arrotondato, e la forma finale denota la sua idoneità al lancio con la mano destra oppure con la sinistra. Gli aborigeni hanno un forte senso dell'agonismo e non tardano ad organizzare una sfida. Uno spuntino improvvisato è quello che ci vuole per riprendere le energie. La vita nel deserto si basa sul reperimento del cibo e dunque l'abilità nel riconoscere e nell'interpretare le tracce degli animali era fondamentale per la sopravvivenza. Ogni creatura vivente si lascia dietro una traccia. Gli aborigeni sanno riconoscere tutta l'enorme varietà di segni, anche i più impercettibili, che producono gli abitanti del deserto. Le tracce di serpente sono le più caratteristiche, tanto che gli aborigeni arrivano a distinguere i maschi dalle femmine. Le orme del diavolo spinoso sono facilmente riconoscibili con quel suo incedere impettito e uno dei cibi preferiti dagli aborigeni, la lucertola dalla lingua azzurra, lascia delle tracce che persino i bambini sono in grado di seguire. L'iguana della sabbia poi fa strascicare la coda e si tradisce subito. Purtroppo una delle orme più comuni è quella del gatto selvatico. Le tracce di felino mettono gli aborigeni in grandissima agitazione. Ai gatti essi danno una caccia spietata e se ne nutrono avidamente. La lucertola dalla lingua azzurra affronta qualunque aggressore, avanzando caparbiamente anche contro avversari in apparenza più forti. Proseguendo il viaggio, arriviamo alla vecchia missione cattolica, ormai soltanto un rudere sotto il sole implacabile del deserto. Per molti aborigeni, i missionari originari erano stati i primi europei a presentarsi nel loro territorio. I gruppi sparsi di famiglie si erano poi riuniti intorno a questo avamposto solitario e in pochi anni il loro modo di vita era cambiato radicalmente e per sempre. Quest'uomo mi racconta della meraviglia provata il giorno in cui dal deserto vide per la prima volta gli europei e le loro abitazioni. Indica con la mano l'aperta pianura dove una volta si davano appuntamento i clan per risolvere con le armi le loro antiche dispute. Poco più a ovest si trova un fenomeno sorprendente. Dopo due estati di piogge senza precedenti, il lago Gregory, che normalmente è soltanto una conca riarsa e polverosa, è straripante per la prima volta dall'arrivo degli uomini bianchi. Avendo sentito parlare di questo evento eccezionale, ho preso un canotto gonfiabile per esplorare i ben 50 km di acque interne. Dominique, che si trova a galleggiare sull'acqua la prima volta, non riesce a raccapezzarsi con i remi. Specie di uccelli acquatici stanno allevando i piccoli. Quelli dei cigni, molto meno aggraziati dei loro alteri genitori, fuggono per il rumore. Un
cigno adulto tenta di distrarre gli intrusi simulando un'ala rotta. Dominique è completamente sordo, eppure non tarda a stabilire un'intesa con noi, ricorrendo ad un linguaggio gestuale tutto suo. È tutto contento, Dominique. Non gli capita spesso di trovare tante uova così facilmente. Bandu Dugaru sguazza felice in tutta questa abbondanza d'acqua. La piena del lago fa crescere ogni cosa in maniera straordinaria. Una specie in particolare attira l'attenzione di Andy. Si tratta di una drosera, della stessa famiglia della pianta carnivora detta chiappa mosche di Venere. I suoi tentacoli appiccicosi e flessibili sono capaci di risucchiare un insetto letteralmente dal suo guscio. Con gli anziani prepariamo l'itinerario di viaggio per raggiungere un punto lontano nel deserto oltre le dune, il bosco delle lance. Long way. Mm-hmm. One day, sun go right up. All day. All day. Driving, driving, driving. Una mattinata, gli uomini hanno percorso parecchia strada nella terra delle dune. Seguono la linea di un vecchio rilevamento e la sabbia è così cedevole che devono fare uso continuo dell'argano. Alberi forti se ne trovano pochi e così attaccano il cavo dell'argano ad una ruota di scorta sotterrata nella sabbia ad una buona profondità. È un modo efficace per liberare una macchina insabbiata facendo il minimo sforzo. Stiamo attraversando il territorio più aspro e solitario che abbiamo mai conosciuto. I miei uomini mi incoraggiano. Sono decisi a raggiungere il bosco delle lance prima di sera. È metà pomeriggio e comincio a preoccuparmi. Verso sud, innumerevoli file di dune attendono ancora di essere superate. Mordigarla mi assicura che sa bene dove si stia andando. Quella laggiù è la terra della sua tribù. Eccoci finalmente giunti a destinazione. Benché esausti per il viaggio, gli uomini si sparpagliano per tagliare gli alberelli più adatti a ricavarne aste per le lance. Questa specie, in particolare con il tronco lungo e sottile, si trova soltanto in poche zone isolate. Le lance sono beni di grande valore. In passato nessuno si attardava troppo in questo luogo, a causa della sua distanza da fonti d'acqua permanenti. Verso sera viene preparato il campo secondo l'uso tradizionale, approntando un frangivento di cespugli spinosi. Dandu Dugaru sovrintende all'operazione mentre racconta di quando viveva nel deserto senza abiti né coperte.
Un buon frangivento allora era essenziale. Di notte il vento del deserto è gelido. Si srotolano i giacigli e tutto è a posto per un buon sonno ristoratore. Un dingo ulula in lontananza. Good one, eh? We eat him now. Who's that golden syrup, that honey one? We want him, eh? Yo. Pull up now. Pull up, yo. Pull up now. Lift down. Rievocando i vecchi tempi, Dandu Dugheru ostenta la sua bravura nel portare il Kulamon. Un'esibizione tira l'altra e Andy, che ha una lunga dimestichezza con la tavola da surf, fa meravigliare tutti quanti. Vince Mardi Garla senza ombra di mostia. Finché sono ancora verdi e flessibili, le lance vengono raddrizzate. Ad ogni asta viene dapprima strappata la corteccia. Quindi le sono applicati calore e pressione onde eliminarne sporgenze e curvature. Si lavora di piedi e di denti e per ciascuna asta viene ripetuta tutta quanta l'operazione. Produrre lance richiede tempo e fatica, sebbene oggi il lavoro sia agevolato dalle scuri in acciaio. Sono armi semplici queste lance del deserto. Di solito hanno appena l'estremità appuntita oppure una punta di legno duro applicata sull'asta. Una volta gli uomini erano continuamente alle prese con la costruzione delle lance e un cacciatore ne aveva sempre una buona scorta durante gli spostamenti nel suo territorio. È una vera e propria arte saper produrre un'asta che viaggi dritta e ben bilanciata. Una lancia perfettamente in asse è fonte di orgoglio per il suo possessore. Proseguendo il viaggio, gli uomini raggiungono uno dei tanti loro luoghi sacri. Qui, spiega Dandu Dugheru con rispetto, si riposò nel tempo dei sogni il mitico canguro durante il suo viaggio verso sud. Ad un osservatore casuale, questi massicci poco appariscenti sembreranno dei normali prodotti dell'erosione, ma per gli aborigeni essi fanno parte di un'antica mitologia e pertanto non dovranno mai essere profanati. Molte tecniche tradizionali degli aborigeni si stanno perdendo. Con frammenti di quarzite si fabbricano asce e coltelli di buona qualità. Riscaldando la resina estratta da un cespuglio spinoso, si ottiene un mastice con cui fissare una scheggia di quarzo al manico del vumera. Il cacciatore dispone così di un buon coltello affilato. La resina si può poi plasmare attorno ad una lama di pietra e ricavarne un'impugnatura comoda e resistente. Queste sono interessanti per la mia collezione. Il deserto contiene molte meraviglie. Nella pianura sorgono improvvise macchie di cespugli fioriti. E poi frutti e bacche commestibili. Si raccolgono gli amari pomodori selvatici. Nelle annate buone, sotto il verde smagliante di questi cespugli, si trovano gli ignami, i cui bulbi ricchi di carboidrati sono un importante alimento dei nomadi. Gli uomini bianchi vengono chiamati gadia dagli aborigeni, e cioè con lo stesso nome di questi grossi tuberi dalla buccia chiara. Dopo le piogge, dalla pianta principale si allungano i viticci. Trovate le radici verticali, gli uomini scavano fino a raggiungere i rigonfiamenti
e nel giro di qualche ora ne riempiono un sacco intero. Il diavolo spinoso è la più bizzarra e grottesca delle lucertole australiane, eppure è innocuo. La sua unica difesa contro i predatori è il suo aspetto temibile. Avanzando faticosamente sul terreno sempre più accidentato, si procede in direzione delle lontane alture di Stansmore. Un dingo nero, esemplare raro, li osserva passare, poi silenziosamente sparisce. Una volta le alture di Stansmore erano indispensabili alla sopravvivenza dei nomadi del deserto. Tra i massi, infatti, si formavano preziose riserve d'acqua. Alla maniera dei loro antenati, gli uomini si godono l'acqua, bene vitale in quest'arida terra. Nemmeno Bandu Dugeru era mai venuto in questo luogo ed è decisamente emozionato. Arrivano le farfalle, attirate dalle goccioline d'acqua che volano sulle pietre. Lassù cresce un fico selvatico. Non perdiamo l'occasione di raccoglierne i frutti. La temperatura sale rapidamente, gli alberi si riempiono di uccelli. A piccoli stormi si lavano e bevono freneticamente, mentre al primo segnale di pericolo si precipitano al sicuro tra i cespugli. Avendo trovato l'acqua, gli uomini possono dedicarsi alla caccia del canguro, rara preda nel deserto e perciò tanto più apprezzata dagli aborigeni. In terra viene preparato il fuoco, prima della cottura vengono recisi i tendini e arrotolati su una lancia a seccarsi. Dai tendini di canguro e di emu si ricavano ottime legature per le armi e altri strumenti di lavoro. Asportatela interiora si richiude l'incisione in modo da trattenere il liquido di cottura e si fa arrostire il tutto per un paio d'ore sotto la brace. Mordigarla apporta gli ultimi tocchi ad un vumera, si foggia un piccolo gancio e il tendine seccato viene ammorbidito per la legatura. Gli aborigeni utilizzano il fuoco in tanti modi.
Gli incendi controllati sono una delle loro tecniche venatorie tradizionali. La direzione del fuoco è determinata dal vento e le dune sabbiose diventano delle efficaci barriere rompifuoco. Gli uomini sono a caccia di lucertole e gatti selvatici. Dandu Dugeru ha avvistato un'otarda che sta venendo a mangiarsi gli insetti in fuga dal fuoco. Per gli anziani come Dandu Dugeru, le antiche usanze non muoiono mai. Lui, per esempio, non resiste alla tentazione di cercare l'acqua in ogni lieve depressione del terreno, controllando con attenzione l'umidità del suolo. L'incendio ha stanato la preda più ambita, un gatto selvatico che Dominique insegue freneticamente. Il felino viene subito ucciso. Nessuno si sognerebbe mai di risparmiare uno di questi voracissimi animali. Dallo stomaco di questo particolare esemplare emergono i resti di 5 topi marsupiali e di un uccello, tutti divorati di recente. I gatti selvatici si sono diffusi in tutta l'Australia e sono ormai in grado di sopravvivere anche nelle regioni più aride e sprovviste di acqua permanente. Gli uomini escono a cacciare ogni giorno e ogni volta ritornano al campo con qualcosa da mangiare. Serpenti ed iguane sono da sempre la risorsa alimentare più affidabile per gli abitanti del deserto e la più ricca di proteine, grassi e persino di acqua. Gli avanzi vengono conservati per il prossimo pasto. A mezzogiorno la canicola diventa insopportabile e gli uomini fanno una sosta. Per scovare la tana di un'iguana bisogna colpire il terreno con il tallone e tastarlo con un bastone. Soltanto la fame può spingere i nomadi a cibarsi di rettili o altri animali che manchino di un buono strato di grasso. Dandu Dugeru fa notare che questa iguana è troppo magra e risulterà dura sotto i denti. Anche Dominique è d'accordo. E detto fatto, il rettile è liberato. Scappa via un po' confuso, ma non tarda certo a trovare un altro buco. Anche il mio cane, Jaudi, si mostra interessato. Dominique insegna a Dandy come si sventra un'iguana della sabbia, praticandole soltanto una piccolissima incisione.
L'acqua è essenziale per la sopravvivenza nel deserto e in questa maniera la pelle dell'animale trattiene tutti gli umori durante la cottura. Operazione questa che richiede solo pochi minuti. Molte specie del deserto cercano rifugio sottoterra per difendersi dal rigido freddo invernale e dalla torrida estate. Nella mattina ancora fresca, uno scorpione sta scavando con cura la sua tana. Usa le chele per rompere la dura crosta del terreno e con le zampe anteriori trattiene la sabbia che gli si accumula sotto il corpo. Ripete metodicamente ogni manovra aiutandosi col pungiglione. Lo scavatore è il bilby, per catturare il quale gli aborigeni si danno un enorme da fare. Questa volta Mordigarla lo manca, ma Dominique trova delle tracce fresche. È convinto che ci sia un bilby in fondo a questa tana. Deve essere proprio lì sotto. Prendete le pale! Ho le orecchie lunghe lunghe! È un muso che non è da meno. Prima o poi lo staneremo. Mezz'ora più tardi il bilby è suo. Abitante delle regioni aride dell'Australia, il bilby è ridotto ormai a piccoli gruppi isolati. Si pensa che sia stata la concorrenza dei conigli e dei bovini a provocarne il drastico calo, tanto che oggi è classificato tra le specie rare. È sempre stato cacciato con passione dagli aborigeni. Questo qui è fortunato, infatti convinco gli indigeni a lasciarlo andare. Qualche giorno dopo, gli uomini si imbattono in un'ampia conca argillosa, ricoperta di vegetazione secca. Sono molto emozionati. È da molti anni che non vedono un raccolto così abbondante. La raccolta dei semi occupava a lungo gli abitanti del deserto, in special modo le donne. I semi venivano macinati, impastati con acqua e cotti in piccoli pani. Sono passate varie settimane e adesso è il momento di ripartire. Gli uomini tolgono il campo per l'ultima volta, vengono messe via le armi e da così inizio il lungo tragitto del ritorno a casa. L'ultima sera gli uomini contemplano il deserto rievocando le settimane trascorse insieme. Sono di ottimo umore. È stata un'esperienza indimenticabile per tutti quanti. Al mattino ci congediamo e partiamo in direzione di Broome, nel lontano nord-ovest. Dopo questo lungo viaggio attraverso il deserto, sento ormai il richiamo del mare. Ed eccoci in partenza per esplorare un'altra fetta di questa incredibile Australia che non ci stancheremo mai di girare.